Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi ci troviamo a Castiglione di Ravenna presso la Villa R. Dunque, per questa residenza abbiamo elaborato il progetto di tutto il piano terra, quindi con cucina, soggiorno, l'elemento distributivo della scala e tutto il salotto con il grande camino che si affaccia sul giardino. Inoltre abbiamo anche elaborato tre proposte progettuali degli esterni che potete vedere, adesso te ve le mostrerà, tre proposte di progetto renderizzate. I clienti alla fine hanno scelto quella in alto a destra, mentre voi sui social avevate scelto quella che vedete nelle immagini, quella in basso a sinistra. In ogni caso, come potete vedere attualmente, la villa sta procedendo, abbiamo raggiunto già un buon livello di dettaglio nelle parti esterne e manca tutta la parte del porticato che verrà realizzata di qui a breve. Ora seguitevi che vi mostro gli interni e come si svilupperà dallo stato attuale alla fase di progetto nel render. Seguitemi. Eccoci, benvenuti all'interno della Villa R. Dunque, dall'ingresso, che è praticamente dove si trova Teo, si può, diciamo, godere della vista di tutta la zona open space, quindi ci sarà la cucina, che è quella che vedete ora, quindi cucina, grande cucina con isola centrale e grande tavolo per la sala da pranzo. Elemento distributivo con la scala al centro e dall'altra parte ci sarà tutta la zona del salotto. In questo caso specifico, qui dove mi trovo ora, ci sarà una bellissima isola centrale che vedete poi nel render, tutta rivestita in marmo e o grass effetto marmo, al momento siamo in fase di preventivazione, e poi nella parete di fondo ci sarà tutta la parte, diciamo, attrezzata della cucina, che avrà il forno, il microonde, il frigorifero e tutti gli elementi, diciamo, tutti gli elettrodomestici appunto della cucina stessa. La cosa che andrà a caratterizzare le colonne della cucina saranno, come potete vedere nel render, questi listelli laccati neri che fungeranno anche da maniglie per l'apertura appunto delle ante, delle colonne e delle basi. Quindi un progetto molto accattivante e molto molto elegante. Anche il tavolo che troverà a dimora in questo punto sarà tutto rivestito sempre con la stessa finitura o marmo o grass effetto marmo che caratterizzerà l'isola della cucina. Eccoci nel bagno che troverà collocazione tra la cucina e il salotto. In questo caso vedete che è un bellissimo bagno molto ampio, Teo ce lo mostrerà anche nel render, e troveranno collocazione in questo ambiente due lavabi sul lato sinistro e lato Ravenna, una bellissima vasca sul fondo che dominerà, diciamo, tutto il fondale del nostro bagno, mentre a destra troveremo la doccia e i due sanitari. In questo punto invece troviamo la scala. Anche la scala avrà tutti i gradini rivestiti in marmo o grass effetto marmo, ma più probabilmente grass effetto marmo, e avevamo elaborato due ipotesi per quel che riguarda il parapetto. Ne abbiamo una con il parapetto in cristallo e illuminato, mentre la seconda, che stiamo elaborando in questi giorni e che spero di riuscire ad allegarvi al video, è un parapetto in metallo a listellini di metallo verticali, che stiamo cercando di capire se fermare all'altezza della muratura o se far proseguire fino a terra. In ogni caso, anche qui ve lo mostreremo a tempo debito. Infine troviamo il salotto, dove troveremo questa disposizione. In questo lato ci sarà un grande camino a legna, perché la proprietà desiderava che fosse a legna, il quale si affaccerà verso il giardino e la piscina che verrà realizzata in seguito. Dall'altra parte, nella parete, diciamo, di fronte, troverà collocazione una grande televisione e i divani andranno ad abbracciare sia la televisione che il camino e contestualmente si affacceranno verso la zona della piscina. E io spero che anche questo progetto vi sia piaciuto, o comunque l'iter di questo progetto vi stia piacendo, e al prossimo progetto.